Ok. Allora, sindaco Renata Tosi. Arriva. Consigliere Davide Rosati. Presente. Ennio Claudio Frisotti. Presente. Paolo Tonti. Presente. Massimo Angelini. Presente. Alfonso Pellegrino. Presente. Sara Maiolino. Presente. Monica Mussoni. Gabriele Galassi. Presente. Fabrizio Pullè. Marzia Boschetti. Naide Vandi. Presente. Andrea Bedina. Marco Ragni. Presente. Pier Giorgio Ricci. Greta Testa. Presente. Sabrina Vescovi. Presente. Simone Imola. Simone Gobbi, sì. Cristian Andruccioli, presente. Marina Gambetti, presente. Carlo Conti, presente. Fabio Ubaldi, assente giustificato, presente. Andrea Del Bianco, presente. Carbonari Stefania. Bene. Ci siamo, passiamo, non essendo ancora arrivato il sindaco che era impegnato in impegni istituzionali per il via della RRV, passiamo al secondo comma che sono le domande d'attualità. Aspettiamo che torni il sindaco. Il secondo comma che sono le domande d'attualità sono, la prima è del consigliere Del Bianco. Un attimo che Marina, abbiamo questo che è rimasto bloccato. Rosati è inserito, non è inserito. Ci siamo? No. Ci siamo. Oggi fa a caldo anche il sistema elettronico. Quindi, consigliere Del Bianco. Sì, e buonasera a tutti. Ma... Sì, sì. Boh. Volevo fare la mia domanda, ma non c'è il sindaco. Quindi se posso slittare, magari aspettando che torni il sindaco. Aspettiamo che torni il sindaco. Grazie. Consigliere Conti, lei vuole aspettare il sindaco? Posso? Sì. Beh, io volevo fare una domanda all'assessore Caldari e non so se qualcuno di voi mi può rispondere, la faccio, però non so se mi potete rispondere. Ecco, questa... Lei ponga la sua domanda, al massimo il vice sindaco le risponderà. Allora, la domanda è questa. Visto che io avevo chiesto, avevo palesato sulla stampa quelli che erano i costi del Giro d'Italia, che ritenevo assolutamente eccessivi, l'assessore Caldari mi aveva risposto che quell'evento aveva portato 3 milioni di euro di indotto. Io avevo fatto un calcolo circa sull'indotto e lo volevo anche condividere e volevo sapere se qualcuno mi potesse rispondere. Se qualcuno mi può rispondere vi spiego anche il calcolo, altrimenti o aspettiamo che arrivi l'assessore o chi per lui. Cosa devo fare? Non ho capito il calcolo sull'indotto, mi scusi consigliere, se magari può... L'assessore mi rispose che il Giro d'Italia, che quell'evento aveva portato, un indotto di circa 3 milioni. Okay? L'indotto viene calcolato sulla spesa che fanno le presenze che vengono. Sì. Okay? Delle presenze sono state veicolate, altre presenze non sono state veicolate, facendo il conto in riserva viene fuori una cifra che è molto differente da quella che aveva palesato l'assessore. Quindi volevo chiedere all'assessore su che base aveva calcolato l'indotto prodotto e perché era la cifra di 3 milioni. Se me lo potete dire, facciamo il calcolo insieme o vi esprimo come
sono arrivato a quel calcolo e poi ci confrontiamo, se no aspettiamo o ditemi cosa devo fare. Archiviamo questa domanda per l'assessore, perché noi la non siamo in grado di rispondere all'assessore. Consigliere Imola. Io la faccio, credo che mi sappiate rispondere. Allora, sono state dette tante cose sul sottopasso Viale Ceccarini, c'era anche un articolo in data odierna, dall'appalto di un nuovo cantiere inutile e quant'altro. È stato anche detto e scritto che più volte e l'opera sarebbe stata pronta entro il mese di giugno. Sono passato ieri, anche dopo l'articolo di stamattina, ho dato un'occhiata allo stato del cantiere, non mi sembra proprio punto in dirittura d'arrivo. Anzi, ho notato anche lo stato della parte inferiore del sottopasso dove stagnano acque e zanzare. Io vorrei sapere i motivi reali di questa situazione e come l'amministrazione intende procedere. Richiedo anche a questo punto, a seguito dell'articolo odierno, quando è prevista certamente l'inaugurazione. Grazie consigliere Imola. Assessore Ermetti, prego. Io questa mattina, insieme al dirigente Michele Bonitto e al RUP architetto Mori, ho incontrato tutti i rappresentanti della zona, quindi tutti i commercianti e tutti i residenti. Quindi abbiamo fatto una riunione proprio questa mattina a mezzogiorno, dove sono stati spiegati anche i motivi tecnici del ritardo. Chiaramente i ritardi sono dovuti a due problematiche principali. Uno, che quando si è fatto lo scavo, sotto si è trovato di ogni, quindi da Eternit, eccetera. Quindi purtroppo, come quando si fa un lavoro in una casa, che fai una traccia, speri di trovare esattamente il punto, il tubino lì, e invece così purtroppo non è successo. Quindi abbiamo avuto dei ritardi causati da questo, che abbiamo cercato di recuperare, perché l'azienda che, come avete visto, avevamo promesso di aprire la parte carrabile per Pasqua, quindi hanno cominciato a lavorare in modo serrato e abbiamo aperto la parte carrabile. Però delle lavorazioni internamente dovevano essere ancora fatte. Purtroppo con il periodo del mese di maggio, che è stato praticamente un mese, come sapete, di piogge e di grandi problemi atmosferici, il cantiere è stato bloccato. Quindi il mese perso è stato proprio per questo motivo. Nel frattempo sono partiti gli ordini per tutte le rifiniture. Sono partiti gli ordini e stati fatti bandi sia per la parte elettrica, sia per la parte del rivestimento del pavimento e sia per quanto riguarda il rivestimento verticale. Le dico quello che abbiamo detto anche stamattina ai cittadini, che al posto di giugno purtroppo siamo slittati a luglio. Verranno adesso, la prima cosa che facciamo sarà la riduzione del cantiere, togliere assolutamente queste strutture di ferro con questi cose arancioni volanti, perché non sono decorosi, quindi cerchiamo di rendere il cantiere decoroso, ricoprendolo tutto con i rendering di come verrà appunto il cantiere. Sistemeremo tutto il percorso pedonale per metterlo in sicurezza per attraversamento. Di conseguenza i materiali sono arrivati, materiali, il pavimento sta per essere arrivato, quindi andremo subito a posizionare il pavimento, finiremo l'impianto elettrico e apriremo per luglio. Abbiamo già parlato con i residenti, ci bloccheremo per quanto riguarda invece il rivestimento, perché abbiamo deciso proprio in modo, il progetto poi lo esporremo, faremo un incontro con tutti i cittadini, che l'architetto Mariani, che è stato il direttore artistico, presenterà il progetto e quindi farà vedere il progetto, ed è stato un lavoro veramente di fino. E per prendere le misure, legno tondo, io non so se voi avete visto qualcosa, no? Ecco, quindi sarà un progetto molto bello anche a livello architettonico. E quindi apriremo a luglio per poi continuare il rivestimento verticale a settembre. Quindi io ho già parlato con i cittadini, che purtroppo questo mese di ritardo è stato causato per queste motivazioni. Grazie. Grazie assessore. Consigliere? Sì, brevemente, mi sembra molto strano, se non sbagliato, iniziare delle gare per quanto riguarda la parte elettrica e le finiture quando l'opera doveva già essere terminata, andavano secondo me fatte prima, però ognuno lavora a modo suo chiaramente, e mi auguro che effettivamente venga aperto luglio, anche se questo ritardo, iniziata la stagione estiva, non è bello da vedere. E non vedo anche molto utile il fatto di togliere un cantiere per poi riappaltarne parzialmente
e un altro dopo per diciamo finire le opere a settembre. Grazie consigliere. Essendo arrivato il sindaco dai suoi impegni istituzionali, possiamo riprendere con la domanda d'attualità del consigliere Del Bianco. Consigliere Del Bianco, prego. Ma io volevo chiedere, visto che da poco sono anche tornato a stare nell'Abissinia, e so che il sindaco è appena tornato da, credo, la partenza della Red Week, o forse dall'inaugurazione della stessa? Io mi scuso perché, dico la verità, io non seguo il mondo dello sport e quindi per me uno vale l'altro, lo dico onestamente. Però ho saputo che c'è stata la conferenza stampa, credo di presentazione ieri, della Red Week. C'è stato un incontro, una presentazione. Allora sono stato... Allora mi correggerete se mi sbaglio, ma c'è stato forse un incontro al Palazzo del Turismo? Un convegno? Aiutatemi. Un forum, ok. No, volevo sapere, perché mi ricollego, visto che al mondo della, questa sera ne parleremo, al mondo della, del bike, ci stiamo anche giustamente legando parecchio, perché io condivido. Mi domandavo che tipo di feedback c'era stato, nel senso se sono manifestazioni che stanno chiamando l'attenzione, partecipazione, e questo, perché io sinceramente non lo seguo, però mi hanno chiesto di chiedere qual era un po' la sensazione direttamente agli organizzatori. Qualche numero, se è possibile avere, grazie. Sì, io arrivo dalla partenza del prologo dell'Under 23 del Giro d'Italia, quindi quest'oggi fino alle 20 i ragazzi girano in un circuito riccionese, quindi cittadino, per acquisire la maglia per la partenza del Giro d'Italia Under 23, che invece sarà domani alle ore 12, sempre dal Piazzale Roma, per poi dirigersi verso Santa Sofia. E ieri c'è stata, nell'ambito della Riccione Ride Week, quindi la settimana dedicata alla bicicletta come intesa come modo di pensare e non semplicemente come sport agonistico o non agonistico che sia, c'è stato il primo forum della Bike Economy. Scusate, perché nell'ambito della settimana, appunto, nella quale vogliamo dedicare un focus sul muoversi sostenibile, vivere la bicicletta sin da bambino piuttosto che in maniera agonistica o anche semplicemente in maniera divertente, come sarà domenica con la Ride Week, alla quale vi invito e alla quale noi parteciperemo, perché saranno tre distinti percorsi. Uno gourmet, semplicemente, quindi 30 chilometri dove si potrà partecipare con qualsiasi mezzo, quindi anche con la e-bike, ma la finalità non è appunto quella agonistica, ma quella di scoprire il nostro territorio e andare a valorizzare quelle che sono le eccellenze. Ci saranno poi altri due percorsi, uno da 93 chilometri e uno di 103 chilometri fino al Cippo, per oltremodo, però lì in maniera agonistica, andare a valorizzare tutto ciò che ci circonda e che è il valore aggiunto di questa terra, ma è il muoversi però in maniera lenta e quindi attenta e che ti permette di valorizzare. Con invece il focus sulla bike economy, la bike economy, abbiamo voluto dare un taglio anche economico a questo nuovo approccio alle bike, quindi alla bicicletta elettrica, che permette di sdoganare il muoversi agonistico con la bicicletta e apre con un ventaglio enorme la possibilità di fruire delle due ruote, non solo appunto per il momento, diciamo, semplicemente estivo, ma anche per il momento lavorativo piuttosto che quotidiano, perché con le bike, non sto certamente a dirlo voi che lo sapete meglio di me, è possibile, io ne ho appena ricevuta uno, è possibile muoversi senza aver fatto anche particolare esercizio, perché la pedalata risulta assistita, quindi particolarmente comoda. Quindi ha sdoganato il concetto agonistico della bicicletta e ha aperto anche economicamente il mercato del muoversi sostenibile, dello scoprire il territorio. Il forum è stato molto interessante,
perché anche se diciamo seguito in parte in sede Palazzo del Turismo e in parte via streaming, ha visto veramente un parterre molto importante, perché era presente ad esempio l'amministratore delegato di RCS piuttosto che le aziende più importanti che studiano la mobilità sostenibile o producono biciclette elettriche piuttosto che fanno manutenzione al monopattino elettrico, che è uno di quegli strumenti di mobilità che oggi città importanti come Milano stanno sperimentando per rendere sempre più vivibile e sostenibile le città, con tutte le sfaccettature e anche con la presenza in maniera molto orgogliosa dei nostri albergatori, soprattutto quelli che della bicicletta ne hanno fatto un motivo economico. Grazie signor Sindaco. Vorrei ricordare a tutti che non siamo registrati tutti, quindi non ha senso parlare e riparlare, era riferito prima, non adesso, anche gli assessori, non rispondete ai consiglieri se non siete microfonati perché non viene verbalizzato, grazie. A questo punto consigliere Conti vuole produrre lei la domanda al sindaco perché... Certo. La ripeto, palesato sulla stampa quelli che secondo me erano dei costi eccessivi per la manifestazione del Giro d'Italia. A questa mia esposizione ha replicato l'assessore al turismo dicendomi che aveva portato un indotto di 3 milioni di euro. Io volevo sapere dall'assessore, in questo caso dal sindaco, visto che l'assessore non c'è, quali erano i criteri che erano stati utilizzati, perché io un conto l'ho fatto, ho sentito il tour operator quante presenze aveva veicolato e le presenze veicolate erano state circa 1.400-1.500, teniamo 1.500 come più alto. Ne potevano sicuramente essere venute anche altre scappate al tour operator, e facendo un conto ancora con gli addetti ai lavori si è calcolato che il massimo potessero essere 500 presenze e quindi abbiamo aggiunto anche questa. Il tutto per 3 giorni, che è il periodo massimo, abbiamo 6.000 presenze. Calcolando una spesa a presenza, facciamo proprio il conto della serva per essere il più chiaro possibile, una spesa a presenza di 100 euro, che è una spesa media, verrebbero 600.000 euro. Ma calcoliamo la spesa come è stata calcolata per il Palace, come di una delle presenze più qualificate, la presenza più importante, anche se sappiamo che non è che il ciclismo abbia proprio la presenza più qualificata dal punto di vista della spesa, calcoliamo 150 euro a presenza, e vengono 900.000 euro. Allora volevo sapere secondo quale criterio mi era stato risposto e secondo quale criterio si era calcolato un indotto di 3 milioni. Grazie mille. Per essere registrata. Il calcolo dell'indotto del Giro d'Italia, che è la manifestazione italiana dal punto di vista della visibilità più importante, perché vorrei ricordare che è trasmessa in 198 paesi ed è seguita da 800 milioni di persone, quindi è la manifestazione in Italia che ha e permette la maggiore visibilità del prodotto Italia nel mondo. Non è possibile calcolarlo in maniera puntuale e precisa, che ho visto insomma in lei aver fatto, con una presenza esclusivamente posto camera o indotto collaterale. È una presenza mediatica. Lei potrà sicuramente, tu avrai potuto notare, no, che abbiamo approfittato di questa ottima occasione per poter dare oltremodo visibilità alla città di Riccione. Il comune di Rimini altrettanto ha approfittato, ricordate, per la visibilità, avendo scritto Rimini Bike nel percorso, perché è un momento estremamente importante, e insieme abbiamo convenuto di comunicare anche la destinazione Romagna, posizionando il manifesto della stessa, no, il logo della destinazione Romagna nel tragitto lungo il percorso prima di arrivare logicamente al confine. Vi posso dire che abbiamo riscontri anche dal punto di vista degli share, perché la crono è la trasmissione più vista in ragione proprio della sua tecnicità, perché essendo una gara nella quale non si parte tutti insieme ma uno alla volta, logicamente è una gara che si segue in maniera molto più prolungata e attenta. Abbiamo avuto poi la fortuna di avere la crono nel giorno festivo,
quindi oltremodo lo share si è ampliato e migliorato. E quello che poi è il riscontro più importante è quello che noi abbiamo dall'Eurovisione, e quindi non semplicemente Rai e Rai 2, la quale ha fatto, vi vorrei anche ricordare, non solo il momento della ripresa, ma settimane prima ha girato nel comune di Riccione passando nei viali principali e logicamente riprendendo anche il nostro nome, il nostro logo, anche la pubblicità di 2-3 marchi come ad esempio la Toyota, perché il Giro d'Italia è una carovana che porta con sé un insieme di marchi e un insieme di materiale da comunicare, e quindi nel contratto è previsto che le città che ospitano la crono piuttosto che la partenza o l'arrivo si rendono disponibili come parterre per poter girare gli spot di comunicazione, e noi siamo stati particolarmente fortunati perché diverse sono state le occasioni. Vengo ora, come dicevo, dalla partenza del prologo, e Selleri, il referente dell'Under 23, mi ha riferito che siamo stata la puntata, diciamo la tappa più vista, e non solo, ma saremo premiati probabilmente come la crono meglio organizzata. Quindi questo dà, con un respiro logicamente che non può guardare ai piedi, ma che guarda dritto verso il futuro, che è quello del comunicare il brand Riccione, è sicuramente uno dei mezzi migliori. È come prendere la freccia 1000. Quindi è un mezzo che ti permette di comunicare la località, ti permette di connotarti e darti un target molto elevato, perché non è affatto vero che i ciclisti, così come tutti gli sportivi, quando logicamente sono a un certo livello e con un certo grado di agonismo, non abbiano capacità, perché tu lo sai perfettamente, le biciclette hanno dei valori che non sono neanche avvicinabili. Ma soprattutto, vedete oggi il risultato di TripAdvisor, ci permette con questi eventi, con questa caratura, con questo livello e con questo posizionamento che la città di Riccione, io lo dico con orgoglio, rappresentandola, si può permettere di scalare in un solo anno 6 punti nell'ambito delle graduatorie delle città più viste a livello nazionale, arrivando al terzo posto. Quindi credo che la strada sia quella corretta, e volevo anche precisare che non è che ci siamo fissati con la bicicletta, anzi, noi ci siamo fissati con lo sport, questo sì, perché come sapete abbiamo avuto la scherma, abbiamo avuto il tennis tavolo, abbiamo confermati già gli internazionali di tennis tavolo e gli italiani per il prossimo anno, abbiamo confermato i mondiali di twirling, avremo quest'anno gli europei e quest'altr'anno i mondiali di salvamento, e probabilmente ospiteremo per più annualità tutto il mondo degli sport rollistici. Quindi credo, senza insomma nulla togliere a quello che può anche essere altre scelte, che l'aver scelto lo sport e soprattutto l'aver cominciato a lavorare in maniera assidua e diretta con le federazioni stia cominciando a produrre i propri effetti. Grazie signor Sindaco. Consigliere, prego, 2 minuti per la replica. Sì, innanzitutto mi fa piacere la risposta del Sindaco, perché praticamente ha ribadito tutto quello che io avevo detto nell'articolo, perché io non ho criticato il Giro, ho detto che è un evento di grande comunicazione e che va sfruttato nella comunicazione come tale. Non mi ha chiaramente risposto, non lo so, quando gli ho detto con che criteri sono stati calcolati 3 milioni, perché io questo ho chiesto. Io, tanto è vero che ho fatto il calcolo maggiore possibile per non sminuire l'indotto, perché non è mio interesse, non sono qui a fare speculazione sul Giro. Io affermavo che la spesa era eccessiva e ne sono ancora straconvinto, e chiedevo come si era arrivati a 3 milioni. La risposta c'è: non è possibile calcolarla. Non è possibile calcolarla, allora non capisco perché si debba rispondere una cosa che non si può calcolare. Che non siano qualificate le presenze, io ho detto che il ciclismo normalmente non ha presenze come il congressuale dal punto di vista della spesa, però ho tenuto come calcolo la spesa più alta di tutti, quindi era la mia affermazione, ma nel calcolo del ritorno avevo calcolato il massimo possibile di presenze al massimo possibile di spesa, quindi un tentativo si era fatto. Se mi avesse risposto
che aveva avuto un milione di euro di indotto, 900.000, che era il massimo calcolabile fuori dalla comunicazione. Questo però non vuol dire che si possa rispondere sul giornale cose che non si sanno. Se avesse voluto rispondermi correttamente, faceva un calcolo, spiegava il valore della comunicazione, se lo si può dare, oppure mi dava ragione sul fatto della comunicazione senza andare a vedere l'indotto, perché io ribadisco un'altra volta, prima di quella replica, io avevo detto che il giro era una bellissima cosa per Riccione, avevo evidenziato una spesa fuori luogo per un evento one shot e che la spesa, semmai, si doveva fare sulla parte comunicativa il più possibile, non sugli allestimenti, sui noleggi e queste cose qui, perché il giro è bellissimo, ma è bellissimo soprattutto prima che si consumi il giro, perché poi, finito, il giorno dopo è un evento già passato, però ha la possibilità di promuovere la località dove si va per tutto il periodo antecedente alla tappa di presentazione. Quindi io ringrazio della risposta, che fondamentalmente sostiene le stesse cose che ho sostenuto nell'articolo, non ringrazio per il fatto che non mi sia risposto nel merito alla domanda, perché io ho chiesto come sono stati calcolati dall'assessore i 3 milioni di euro di replica al mio intervento. Grazie. Finito, è finito, tempo. Grazie consigliere. Consigliere Gambetti. Buonasera all'assessore Ermetti. Allora, assessore, ricevo da alcuni cittadini segnalazioni corredate da un corposo servizio fotografico, che poi magari le posso anche girare se desidera, sulla situazione di incuria in cui versa Via dell'Ecologia. Immagini ad esempio di un'area verde con una panchina azzurra che prima era un punto d'incontro di qualche anziano del quartiere, attualmente non raggiungibile per le erbacce che sono diventate più alte della panchina, ma analoga situazione per la ciclabile, cui si aggiungono le buche e numerosi, e questo è il motivo per cui io mi sento assessore di chiedere la sua attenzione, numerosi frammenti e cocci di vetro che reputo essere molto pericolosi, e quindi questa segnalazione mi sembra estremamente importante. Credo che questa problematica sia già stata sollevata in questo Consiglio Comunale e sia stata già portata all'attenzione, ma tuttora non risolta. I cittadini della zona, inoltre, che confina con il comune di Coriano, mi fanno notare che, passato il confine del nostro comune, la cura e la manutenzione del comune di Coriano è migliore. Quindi questa è un'ennesima segnalazione, direi un warning, un monito sul decoro da parte di cittadini che abitano nelle periferie, nelle zone periferiche della città, che però ci ricordano che pagano le stesse tasse di quelli del centro. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Ermetti, prego. Intanto la ringrazio per la segnalazione, però io credo che l'area di cui fa riferimento lei è un'area privata. In ogni caso io prendo la segnalazione, perché noi faremo subito, immediatamente, ma se mi manda le foto ancora meglio, perché io mi muovo subito per un'ordinanza di pulizia. Di solito funziona così, dopo gli si dà un determinato tempo, se il privato non sistema andiamo immediatamente noi. Per quanto riguarda il verde, in questo momento GEAT è sul territorio in modo molto, molto ferrato, anche perché purtroppo il periodo di maggio, dove alcune zone erano state già sistemate, alcune mancavano. E quindi purtroppo ci sono stati dei ritardi anche sulle potature, sulla sistemazione del verde, e alcune aree dove erano stati anche fatti gli sfalci, in quel mese di tante piogge sono anche ricresciute. Quindi dobbiamo passare la seconda volta nelle parti già fatte e fare quelle che sono rimaste indietro. Comunque la ringrazio per la segnalazione e mi muoverò subito. Se mi gira le foto, quindi farò ancora prima. Grazie mille. Grazie assessore. Consigliere Gambetti? Assessore, l'avevo evitato di dirlo nella question. La questione dell'area privata è già stata oggetto di una lettera protocollata, inviata all'amministrazione, non ha ricevuto risposte. Stiamo parlando di un edificio in costruzione con 1 metro e passa di acqua
con ristagno di acqua, visto soprattutto le numerose piogge, ma questo da più di un anno a questa parte, quindi con nugoli di zanzare, eccetera. Comunque io la ringrazio e la prego, perché soprattutto la presenza di cocci sulla pista ciclabile è abbastanza dannosa. Grazie. Grazie, consigliere. La prossima domanda d'attualità è del consigliere Andruzzoli. Consigliere, prego. Grazie, presidente. Buonasera a tutti. Ho una domanda per l'assessore Ermeti. In realtà è una domanda che avevo già presentato in un'interrogazione a cui mi aveva risposto il sindaco, e che però non ero rimasto contento, quindi riguardava lo stato di attuazione del progetto del piano di mobilità a favore dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, per cui era stato approvato nel bilancio di previsione dell'anno scorso un emendamento presentato da me che disponeva la spesa di 30.000 euro per la realizzazione di questo piano. Il mio emendamento recitava testuali parole, lo ripeto perché era: aumentare la previsione di spesa corrente per la missione 10, programma 05, di euro 30.000 da destinarsi alla progettazione di un piano di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, onde consentire loro una maggiore fruizione della città. Vabbè, questa era la parte delle risorse. No, siccome io continuo a vedere anche su diverse delibere, quando vengono approvate i piani di manutenzione straordinaria, che gli interventi, la priorità di alcuni interventi viene fatta sulla valutazione personale della conoscenza del territorio da parte degli uffici. Personale vuol dire che se un domani con l'ufficio manca una persona per n motivi, non è possibile che il comune non sappia. Siccome la città, non per colpa dell'amministrazione questa, ma purtroppo ha diverse zone in cui nel marciapiede manca il corsello per scendere, in altre zone le strisce pedonali non sono in corrispondenza, le cose. Questi 30.000 euro servivano per fare un progetto che, come dire, si dava in carico o all'ufficio interni o esterni o esternamente per fare una mappatura di tutte queste situazioni, così che l'amministrazione, quando va a intervenire, sa quali sono le priorità. Poi è chiaro che va chiaramente sempre aggiornato con le segnalazioni che vengono ricevute da parte dei cittadini o di terzi, e quindi, però siccome ad oggi questo piano a mio avviso non c'è, non è presente, io chiedo se è stato dato in carico di farlo agli uffici, insomma, e se effettivamente questi 30.000 euro come sono stati spesi, ecco. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Ok, la ringrazio per questo intervento e valuterò assolutamente con gli uffici la possibilità di fare di questo piano. In ogni caso devo dire che per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, noi stiamo facendo un'attenzione, abbiamo un'attenzione particolare su tutto il territorio, e quindi non solo per quanto riguarda le manutenzioni stradali, ma c'è anche una partita all'interno proprio del programma del triennale che riguarda proprio abbattimento, barriere architettoniche e riqualificazione di tutti i marciapiedi. E nel contempo le voglio ricordare che stiamo prendendo in esame non solo le manutenzioni stradali, quelle che noi facciamo tutti gli anni, ma la riqualificazione di quartieri in totale, quindi come stiamo facendo per esempio su Raibano, dove stiamo finendo i lavori, e chiaramente la prima cosa è proprio la sistemazione non solo delle strade ma marciapiedi e in primis l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo lavoro intenso di sopralluoghi che non fanno solo gli uffici ma facciamo anche noi in primis, lo continuiamo a fare. Infatti sta finendo, è già stato fatto il rilievo e stiamo facendo il progetto che sta finendo del quartiere qui delle scuole, quindi che comprende via Romagna fino al fiume, via Castrocaro e il liceo, e anche in questo caso andremo a valutare abbattimento barriere architettoniche, marciapiedi, percorribilità, e quindi in quel senso dovremo spostare lampioni della luce, riqualificazione dell'apparato illuminotecnico, alberature, verde, eccetera. L'altro quartiere è il quartiere Riccione 2, insomma il quartiere nella parte alta, di cui abbiamo già fatto tutto il sopralluogo, il quartiere di Spontricciolo, il quartiere di Fontanelle, quindi
Questo è proprio il motivo proprio per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per cercare di non andare a fare un lavoro solo di manutenzione stradale, ma andare a regalare alla città un quartiere completamente nuovo e agibile, non solo per quanto riguarda le macchine, ma per quanto riguarda i pedoni, i disabili, piste ciclabili, eccetera. In ogni caso prenderemo assolutamente in esame quello che lei mi ha chiesto. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere, prego, per la replica. Assessore, per la risposta. Io, ecco, continuo a non essere soddisfatto per una questione, infatti poi mi riservo di trasformare questa question time in un'interrogazione ulteriore, perché siccome erano stati comunque stanziati 30.000 euro per una cosa specifica relativi a comunque all'esercizio 2018, quindi questi soldi in qualche modo o sono stati spesi o non sono stati spesi, io non lo so, non ho avuto, cioè, questo piano, da quello che so io, dalle informazioni che ho potuto recepire, non c'è, per cui volevo capire che fine avevano fatto, eventualmente come sono stati spesi, ecco, questa era la domanda, quindi mi riservo di trasformare l'interrogazione così magari poi mi può dare risposta scritta da parte degli uffici. Grazie. Grazie consigliere. La prossima è del consigliere Gobbi Simone. Prego consigliere, 3 minuti. Sì, sempre l'assessore Armeti. Relativamente al fatto che anch'io ho diverse segnalazioni sulle questioni legate al decoro urbano e quindi volevo chiedere all'assessore se riusciva a darmi una scaletta delle tempistiche relativamente alla zona sud, quindi ai due quartieri Fontanella e Abissinia, in particolar modo visto che con una delibera di giunta avete classificato come priorità media l'intervento al sottopasso Fontanelle, quello di fronte alla parrocchia, per cui volevo anche capire che cosa significa priorità media, visto che ci eravamo lasciati in questo consiglio comunale l'ultima volta che avevamo parlato di questo argomento, che era una priorità alta invece. E poi le vorrei segnalare alcuni viali, se vuole glielo faccio adesso, che hanno comunque delle caratteristiche di grave disagio, o se no eventualmente le mando una mail con l'elenco, mi faccia sapere lei, Assessore. Grazie, consigliere. Prego, Assessore. Ringrazio anche lei per le segnalazioni. Noi siamo, come ho risposto prima, sul territorio, ci sono delle priorità, come questa è una priorità, quindi stiamo facendo i dovuti sopralluogo, i dovuti progetti e quindi andiamo avanti per la manutenzione sul territorio. Quindi prendo in considerazione assolutamente anche la sua segnalazione. Consigliere? Sì, ringrazio l'assessore, mi piacerebbe capire questa volta le tempistiche perché altrimenti poi prendiamo in giro la gente, visto che ormai sarà la quinta o sesta volta che parliamo di queste cose in consiglio comunale, quindi la gente ormai è stufa e vuole sapere quando si interverrà nei singoli quartieri. Grazie consigliere. La prossima domanda di autorità è del consigliere Imola. Prego consigliere. Anch'io, Assessore Armetti, ce l'ho ancora con lei. Nei giorni scorsi sono state depositate e protocollate alcune firme dei residenti in zona Marano o comunque che segnalano problemi in zona Marano. In particolare nel testo si fa riferimento a una situazione insostenibile di degrado in cui versano le aree private circostanti le colonie e gli alberghi chiusi della zona. Si fa riferimento a ciò che i residenti trovano nei propri giardini e cortili, ovvero topi, rettili provenienti da queste aree in questione. Si fa riferimento inoltre alla necessità di prevedere, nei tempi opportuni, la potatura delle alberature presenti lungo le strade che non sono eseguite da anni. E sono tutte questioni che peraltro avevo già sottolineato e ho portato qui in Consiglio Comunale a suo tempo. Per ora siamo arrivati in estate, la stagione estiva, quindi è già iniziata, e oltre ai residenti nell'area ci sono anche parecchi nostri ospiti, parecchi turisti. E io vorrei sapere come si intende procedere. Grazie consigliere. Prego assessore. Per quanto riguarda le aree del Marano abbiamo fatto fare sopralluogo da parte della Polizia Municipale, che hanno già fatto i verbali, girato ai nostri uffici all'ambiente. Abbiamo già fatto le ordinanze, abbiamo dato un tempo, come dicevo prima, di sistemazione.
se non verranno eseguite, quindi sistemazione del verde, potature, piuttosto anche non solo di sistemazione interna, ma anche di chiusura di certe situazioni, perché non c'è solo una questione di decoro, ma può esserci anche un pericolo. Nel contempo, nel caso che i privati non intervengano dopo queste ordinanze che sono state mandate l'altra settimana, se non ricordo con preciso, interverremo noi. Grazie. Grazie consigliere. Scusi, grazie assessore. Consigliere? Un attimo che le arriva. Una piccola controdomanda al volo, perché ha detto che dopo un tot di tempo dovrete intervenire voi. Sa dirmi quant'è questo tempo? Sì, mi sembra 30 giorni. 30 giorni, sì. Grazie. Consigliere Gambetti, la prossima question time è la sua. Allora io faccio una question all'assessore Santi, quindi l'assessore Ermeti si riposa. Propongo al sindaco un piccolo benefit per l'assessore Ermeti, che mi pare il più bersagliato, non per colpa sua assessore, però glielo concedo. Allora, l'assessore Santi, chiediamo informazioni veritiere circa l'accorpamento dei due bollettini tari a distanza di un mese l'uno dall'altro e all'anticipo a ottobre della rata di dicembre. Lo chiediamo alla luce delle sue recenti e anche un po' trionfali dichiarazioni di qualche settimana fa: posticiperemo la riscossione della prima rata. Lo chiediamo anche alla luce delle parole del direttore di Federalberghi che abbiamo letto oggi, che smentiscono il coinvolgimento di questa categoria economica da parte dell'amministrazione comunale. Riteniamo che, visto l'ininterrotto maltempo, abbiamo già citato, nel mese di maggio, con la conseguente sofferenza di parecchie, pressoché tutte le attività economiche, questa manovra possa mettere in difficoltà diverse imprese, nonché mettere in difficoltà quei cittadini che aspettavano la tredicesima per poter pagare l'ultima rata. È per questo che chiediamo il razionale, le motivazioni sottese a questa scelta. Grazie. Grazie consigliere. Assessore, prego. Eccoci. Allora, le rate sulla Tari sono state, la prima è stata posticipata, ricordo, mi sembra 3 anni fa, fosse stata messa il 30 di aprile, negli ultimi 2 anni il 31 di maggio, è stata posticipata al 16 di giugno, la seconda è un mese dopo a luglio e la terza è a fine ottobre. Una delle finalità, come è uscito anche in un comunicato, è quella di una lotta più efficace all'evasione fiscale, anche perché potendo intervenire in stagione si riesce meglio a controllare il flusso dei pagamenti che si ricevono. Ho letto da qualche parte che le prime 2 rate erano state accorpate in una sola, invece non è vero, c'è una distanza di un mese, ma la prima rata che scade lunedì è pari al 20% del tributo, il mese dopo c'è il 40% del tributo e poi a ottobre c'è il restante 40% del tributo. Quindi, ripeto, sono scadenze che i cittadini e le famiglie hanno apprezzato, perché comunque c'è stato, diciamo, siccome la Tari è un tributo che si paga per tutto l'anno 2019, praticamente i primi 6 mesi il tributo non si è pagato, perché siamo arrivati al 17, arriviamo al 17 di giugno per pagare la prima rata, quando il tributo riguarda tutto l'anno 2019. Quindi, lei probabilmente suggerisce di anticipare a marzo o a febbraio la prima rata del pagamento, perché così è meglio per le imprese, secondo lei consigliere Gambetti. Secondo noi invece, abbiamo avuto dei feedback positivi, lasciare ai cittadini i primi mesi dell'anno senza pagare alcun acconto per la Tari, anzi posticipando anche la scadenza dei passi degli accessi carabili, che ricordo in questo comune si pagavano sempre entro il mese di gennaio. Finisco.
Abbiamo posticipato anche quella al 30 di aprile e i passi, gli accessi carabili si pagavano sempre entro gennaio. Questo ci è sembrato un modo anche per venire incontro ai cittadini e per lasciare a famiglie e imprese un pochettino più di respiro nei primi mesi dell'anno. Poi valuteremo, naturalmente lei propone probabilmente di anticipare a febbraio-marzo, quindi i primi mesi dell'anno, il pagamento. Vedremo. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere, prego, la replica. Assessore, lungi da me dal proporre cosa penso che possa essere più favorevole. Io chiedevo le motivazioni perché, a differenza di quello che è il settore di questa giunta, io ho ricevuto, pur nella mia totale, assoluta, poca dimestichezza con l'economia e con quello che ha a che fare con l'economia, ho ricevuto valanghe di mugugni, si possono dire, per cui vai per strada, cosa, per cui a me non pareva che tutta questa gente fosse così contenta di pagare una rata il 15 di giugno, l'altra rata il mese dopo, quindi nessuno, non ci permettiamo di dire che due rate vengono fatte in una volta, ma vengono fatte a distanza di un mese, e la terza a distanza di un mese e mezzo, solo questo. Quindi mi viene anche detto che neanche alcune categorie economiche sono poi così contente, però giustamente sono scelte che competono all'amministrazione comunale, valuterà se il lodo nazionale me l'ha spiegato. Grazie. Grazie consigliere. Ora abbiamo l'ultima domanda d'autorità che è del consigliere Gobbi. Simone, prego consigliere, 3 minuti. Sì, grazie Presidente. Molti meno, ancora lei Assessore Ermeti, perché, ma non perché ce l'abbia con lei, anzi. Volevo chiederle se mi dava notizie sulla relazione di ARPAE del naso elettronico, visto che sono passati oggi 9 mesi e mi pare che siamo non fuori tempo massimo, di più. Prego, Assessore. Sì, infatti la relazione del naso elettronico è pronta, l'ho condivisa anche con il consigliere Carbonari, abbiamo guardato insieme, quindi per chi è interessato può assolutamente venire a leggerla, a guardarla insieme, perché comunque è pronta da un po'. E sono stati usati come riferimenti, visto che come sapete manca un vero e proprio regolamento regionale sugli odori, è stato preso in esame i parametri europei che definiscono un limite del 10%. Adesso tutta la relazione tecnica io faccio fatica ad esporla perché non è il mio mestiere. In ogni caso il parametro è arrivato al 4%, quindi assolutamente nei limiti. Questo non significa che noi abbiamo abbassato la guardia, perché noi siamo in perenne contatto con ARPAE. E per quanto riguarda il controllo serrato di tutte le aziende, specialmente di un'azienda in questione, esatto, e il consigliere Carbonari sa bene tutto, e alla quale è stato richiesto diverse lavorazioni, tipo, adesso le ne dico alcune, la sostituzione di alcuni filtri, piuttosto che la chiusura automatica delle porte durante la lavorazione. Nel frattempo viene monitorato, noi insieme ad ARPAE, ogni volta che l'azienda mette in campo qualcosa per vedere se ci sono dei benefici. Sì, io ultimamente so che qualche miglioramento c'è stato, in ogni caso so che sono state fatte altri tavoli a riguardo, tavoli di servizi con questa azienda, ai quali è stato richiesto altre lavorazioni, tipo la realizzazione di un forno per sabbiatura, però le ripeto, non mi faccio parlare di cose tecniche perché non ne sono in grado, e quindi noi siamo assolutamente in contatto continuo con ARPAE per cercare di migliorare e di arrivare alla soluzione definitiva di questo problema. Grazie. Grazie Assessore. Per stasera basta. Consigliere Gobbi, prego. No, io ringrazio l'Assessore per la risposta, però io ho fatto anche un accesso agli atti, per cui vorrei capire come mai a me non è mai arrivata questa relazione. Quindi vi pregherei domani di mandarci... Ma il sindaco infatti non lo sa, vi pregherei domani di mandarmi questa relazione. Grazie. Grazie consigliere Gobbi, sarà premura di farle avere le cose. Ora, esaurito il comma 2 delle domande d'autorità, sicuro.
Prego, consigliere. Poi ho lasciato finire il giro perché ormai... No, volevo sapere, la risposta del sindaco esaustiva giustamente per una parte, però mi chiedevo se nel confronto con la città questi eventi come la Raid Week, come il Giro d'Italia, per esempio sull'elemento chiusura strade, sull'elemento logistica, eccetera, eccetera, come sono stati accolti. Era questa sostanzialmente la domanda, perché io ho diverse persone che mi dicono: ma boh, non lo so, anche oggi per esempio mi hanno fermato, ma non ho capito perché hanno chiuso la strada, non vedo nessuno, non c'è nessuno, cioè c'è un po' di fumosità a riguardo. E allora, siccome in diversi me l'hanno chiesto negli ultimi tempi, volevo sapere se era stato fatto anche proprio fra i cittadini che abitano i quartieri che vengono impattati da questo tipo di eventi, se c'era un feedback positivo o negativo. Era questa la domanda, per quello che non ero... Sì, no, il forum perché chiaramente rappresentava un momento... No, no, ma io ho chiesto anche un'altra cosa, non solo il forum. So che, ho premesso che io non seguo il mondo dello sport, quindi meno che meno quello della bicicletta, ho fatto come premessa, io non sono un tuttologo, ok? Quindi non mi occupo di tutto. Però siccome ci vivo nel quartiere, mi chiedono a me, e io riporto la domanda, la prima volta che vado in consiglio, chiedo se per caso, mia insaputa, è stato fatto anche un giro, una suonata di campanelli, per usare un termine colorato, per sapere se è porta a porta, se è stato fatto o non è stato fatto a casa mia, perché io abito in via Tito Speri, a casa mia il campanello non è stato suonato. Com'è? No, però io per uscire di casa ho Viale Trento Trieste, che è l'unica via, e poi scendo e poi ho Viale Milano che è chiusa, io ci abito nel quartiere, quindi non è che credo che il porta a porta vada fatta solo su Via Milano, dove peraltro non abita quasi nessuno, sindaco, andrà fatto nel quartiere che è a ridosso, per esempio. Siccome che a casa mia il campanello e nemmeno nel viale è stato fatto, mi domandavo se c'era una qualche forma di feedback positivo o negativo, è per questo che non sono soddisfatto della domanda. Poi ho preso l'esempio dell'inaugurazione perché so che c'è stato dato parecchio peso, però voglio dire, forse meno peso alla condivisione, tutto qua. Grazie consigliere. Ora, esaurite le question time, ritorniamo al punto 1, che è comunicazioni istituzionali da parte del sindaco. Quindi, ora il sindaco vi comunica. Allora, le comunico al Consiglio Comunale la nomina di un revisore unico in GEAT. GEAT ha fatto la scelta di non avere più il collegio dei revisori, ma abbiamo fatto la scelta di avere un revisore unico e ho nominato il dottor Giovanni Bilancioni. Ho poi nominato nell'ambito della società SIS il presidente e un membro supplente del collegio sindacale. In SIS non è possibile procedere all'organo monocratico perché è una SPA e non è una SRL, e ho nominato come presidente del collegio sindacale il dottor Casadei Laurent, mentre come membro supplente sempre del collegio sindacale la dottoressa Brozzi Elena. Poi per quanto riguarda invece le farmacie comunali, anche in questo caso sapete che è una SPA, quindi non è possibile procedere all'organo monocratico, non lo prevede la legge, e ho nominato un componente del consiglio di amministrazione nella persona della dottoressa Palazzi Milena e un membro del collegio sindacale nella persona del dottor Rastelli Fabrizio. Grazie signor sindaco. Ora passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Autorizzazione all'alienazione del frustolo di terreno nel procedimento di mediazione pendente avente l'Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato in Emidar in Rimini. Il proponente è l'assessore Luigi Santi. Prego, assessore. Di nuovo buonasera a tutti. Questa sera chiediamo un voto favorevole del Consiglio Comunale per l'alienazione di un frustolo che si trova su via Orvieto. E già a pertinenza di un fabbricato di un privato, chiudiamo un contenzioso tra l'amministrazione e questo privato, siamo sotto procedura di mediazione per l'arbitrato
E il prezzo convenuto per 10 metri quadri di terreno agrario vicino all'elettrodotto, siamo, ripeto, su via Orvieto, è di 1.150 euro. C'è una perizia tecnica legata agli atti, l'argomento è stato anche analizzato in commissione e chiediamo un voto favorevole. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Non essendoci interventi da parte del pubblico, da parte dei consiglieri, sindaco vuole replicare? Mettiamo in votazione, non ci sono dichiarazioni di voto? Mettiamo in votazione la pratica. Prego consiglieri, potete votare. Gobbi non c'è, quindi... Quindi con 16 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora la pratica richiede l'immediata eseguibilità, quindi di nuovo, consiglieri, potete votare. Un attimo che azzeriamo tutto l'ambaradan. Prego, consiglieri, potete votare. Consigliere Del Bianco deve votare. Con 16 voti favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 171, avente con oggetto variazioni urgenti di bilancio. Prego, l'assessore proponente Santi. Di nuovo buonasera, la seconda variazione del 2019, diamo più fondi per il turismo, per la sicurezza, per gli impianti sportivi, finanziamo completamente la passeggiata Goethe, forniamo una somma importante per gli incarichi di progettazione, per i progetti che nei prossimi mesi prenderanno il via. Abbiamo dei buoni dati sull'imposta di soggiorno, infatti aumentiamo di 100.000 euro l'incasso. Vi dico che anche le altre entrate comunali stanno andando bene, in particolare la Tari o gli oneri di urbanizzazione che sono a un livello molto elevato. E, ripeto, questa è una variazione che recepisce anche degli introiti, ad esempio un contributo regionale per iniziative turistiche promozionali. Sono arrivati 286.000 euro, ma si riferiscono a iniziative precedenti, perché come spiegavo anche in commissione, per certe iniziative l'amministrazione anticipa e poi arriveranno in seguito contributi che l'amministrazione recepirà nelle ulteriori variazioni di bilancio. Vi chiediamo quindi un voto favorevole e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Assessore. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere, sembrava. Consigliere Andruccioli, prego. Sì, grazie Presidente. È intervento principale? Sì, sì Presidente. Il mio parere e il parere di questo gruppo non può essere che negativo su questa variazione di bilancio, per un motivo molto semplice, è questo. Si parlava prima dei 975.000 euro che sono stati spesi per tutti gli eventi che riguardano la primavera del giro, utilizzando l'avanzo di bilancio 2018. Secondo me è una cosa inaccettabile utilizzare un avanzo di bilancio in questo modo e con questo importo per gli eventi turistici, anche a fronte, come diceva anche poc'anzi l'assessore, di un incremento anche dei proventi dell'imposta di soggiorno, che secondo me sarebbe la tassa che dovrebbe essere utilizzata per pagare questi eventi. Io non metto in dubbio, chiaramente, anzi sono chiaramente contento che la città abbia ospitato la tappa del Giro d'Italia, è uno sport che io amo, apprezzo e che seguo, per cui sono molto contento che Rizzone è stata legata al Giro d'Italia e penso che sia stato giusto che l'amministrazione con la Regione abbia lavorato per avere a Rizzone la tappa del Giro d'Italia. È chiaro che non, però non posso essere d'accordo su
l'impegno di spesa che è stato fatto. Non posso essere d'accordo su utilizzare l'avanzo di bilancio, che sono soldi dei cittadini, e penso che tolti i soldi che occorrono per 122.000 euro, di cui la metà tornano dalla regione per l'iscrizione al giro, tolto se vogliamo altri soldi che si vogliono spendere perché è un progetto importante, quindi vogliamo lavorarci, metterci qualche risorsa in più, va bene, ma arrivare a quegli importi penso che sia una follia. Penso che sia una follia anche perché quei soldi possono servire anche ad altro, visto che le risorse secondo me le potevamo reperire anche da altre fonti. Anche perché molti di quegli arredi urbani, per cui l'assessore anche in commissione parlava di più o meno 500.000 euro che sono stati spesi in allestimenti urbani, cioè molti di questi finiranno, diciamo, se va bene nel magazzino comunale, e se va male finiscono chiaramente al macero, per cui quando abbiamo anche situazioni che richiedono un impegno di spesa maggiore in altri settori, è vero che, e faccio un esempio, avevo chiesto sempre a dicembre, durante l'approvazione del bilancio di previsione, avevo presentato un emendamento che chiedeva semplicemente di postare altri 200.000 euro prelevandoli dall'avanzo di bilancio, che era comunque consistente per l'anno 2018, per metterli per incrementare il fondo per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi, delle strade, per cui anche la giunta ieri è uscita con il comunicato che partiranno alcuni lavori, gli 800.000 euro, avevo proposto di portarli a 1.000.000, le risorse c'erano e penso sarebbe stato, ecco, un bel gesto approvarlo quell'emendamento, non chiaramente per me ma per i cittadini che, voglio dire, hanno bisogno. Anche il sindaco ha fatto una dichiarazione, poi se non è vero mi corregga, però io l'avevo letto sul giornale poi, sul fatto che quando è stata anche avanzata, cioè che è stata istituita la facoltà per i cittadini di devolvere il 5 per 1000 ai servizi della persona, dicendo che per queste esigenze i soldi non sono mai troppi, questo penso che l'abbia detto lei, per cui ecco, vedo come si dice, una incoerenza che tra una spesa per eventi, per cui per carità, utilizzando quella fonte, che secondo me è sbagliato perché abbiamo un'imposta di soggiorno che ci porta 4.350.000 euro di introiti, per cui penso che si poteva spendere meno, meglio, con un'altra fonte, perché poi alla fine ci sono tutta una fascia di cittadini che purtroppo hanno meno voce, perché siamo fortunati, io lo dico, siamo fortunati, giro per l'Italia molto, noi viviamo in una zona molto, molto fortunata, viviamo in una zona dove per fortuna il benessere è abbastanza diffuso, però è una zona che, dove ci sono anche qua delle situazioni difficili che aumentano, e per cui secondo me non si può solo agire ogni volta in maniera anche un po' paternalista, dicendo abbiamo messo questo, abbiamo messo quell'altro, se ci sono dei fatti da compiere, sono anche queste scelte qui che danno anche il senso di come vengono spesi i soldi e l'attenzione vera che si dà alle cose. Io ho l'impressione, dopodiché sarà la storia a raccontare quello che accadrà, che ci sia poca lungimiranza quando si fanno queste scelte, ci sia poca lungimiranza e si vanno a creare, sicuramente non volutamente, però si vanno a creare delle situazioni poi in cui si creano dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B, imprenditori di serie A e imprenditori di serie B. Questo avviene perché quando uno alloca le risorse in questo modo lo fa in maniera sbagliata, a mio avviso. È una scelta che non posso condividere, è una scelta che non va a vantaggio della città, non va a vantaggio della nostra comunità. Va bene investire sugli eventi, va bene far tutto questo, ma non va bene spendere tutte quelle somme su cui non c'è neanche un calcolo preciso del ritorno che abbiamo in ritorno di indotto per la nostra città, perché Riccione, lo dico, cioè, nessuna città, vi sfido a portarmi qua il bilancio di una città simile a Riccione che ha ospitato una tappa di Giro d'Italia che ha speso tutto quell'importo, cioè quell'ammontare, non c'è, penso che Riccione spendendo meno, spendendo, come dire,
comunque dando importanza al Giro d'Italia, avrebbe potuto avere la stessa risonanza mediatica che ha avuto, spendere meno e avrebbe potuto conservare delle risorse che sarebbero andate a vantaggio, che sarebbero andate a vantaggio anche di persone che, voglio dire, fanno più difficoltà. Tra l'altro poi mi sembra anche abbastanza, questo lo voglio dire, è una mia considerazione politica, cioè mi fa abbastanza sorridere ma mi fa anche abbastanza arrabbiare il fatto di vedere spese tutte quelle risorse in un certo modo e poi chiedere il 5 per 1000 ai cittadini. È una cosa che sinceramente un po' stride, perché se ci sono le risorse, siamo una città ricca che ha un bilancio sano, che riesce ad avere un avanzo di bilancio nonostante siamo... come dire, viviamo una situazione economica nel paese Italia che non sia, quindi diciamo che è abbastanza difficile in questo momento, riusciamo ad avere una performance finanziaria buona, non vedo perché bisogna chiedere 5 per 1000 ai cittadini quando i soldi ci sono per fare quelle risorse. Poi, per carità, non è che non si è a favore del 5 per 1000 servizi alla persona, va bene, però è anche l'unico momento in cui magari un cittadino che ha un semplice stipendio, che durante l'anno, come dire, non ha la possibilità, perché non ha la possibilità economica di fare donazioni o varie, è l'unico momento in cui può devolvere per una causa a lui che interessa, quindi voglio dire, sia la lotta ai tumori piuttosto che l'educazione, qualsiasi cosa, non penso che il comune debba togliere quelle risorse quando le ha, quindi secondo me è una cosa sbagliata, fa arrabbiare e secondo me i cittadini dovrebbero un po' anche aprire un po' gli occhi sul fatto di come vengono spese queste risorse. È una cosa grave, secondo me, è una cosa grave. Io sindaco non riderei tanto. È volontario. No, che sia volontario, no, ho capito che è volontario, no, che, non ho detto che è obbligatorio, dico che stride il fatto di spendere 900.000 euro in quel modo lì col fatto di poi chiedere 5 per 1000, che è volontario chiaramente, ma stride... perché lei, se ha le risorse per andare incontro al servizio della persona, prima privilegia quello, perché prima privilegia i bisogni dei cittadini e poi le altre cose. Anche perché abbiamo un'imposta di soggiorno che tanto avete criticato, ma che chiaramente tanti denari portano alle casse del comune, per fortuna, finalizzata agli eventi turistici, quindi a quello che proponiamo ai nostri turisti, quindi penso che 4.350.000 siano sufficienti e non c'era bisogno di andare a intaccare anche l'avanzo di bilancio per questa iniziativa. E altra cosa, vorrei che sia chiaro, perché poi io non sono abituato, no, non mi piace non, utilizzare i social, è anche un errore, però ho letto anche in giro qualcuno così che dice che è stata utilizzata l'imposta di soggiorno per aver pagato Visitalia. A me non risulta, anche perché l'assessore, 975.000 euro sono stati presi dall'avanzo di bilancio e la delibera di giunta. Non è matematica. Scusate, non parliamo a microfono spento, per favore. Sindaco, un conto è parlare di flussi finanziari, di entrate di cassa, e un conto è parlare di queste cose qua, che è diverso, molto diverso. Avete utilizzato l'avanzo di bilancio per pagare il Giro d'Italia, gli eventi, non il Giro d'Italia, gli allestimenti e l'arredo urbano, ecco, una cosa gravissima, un sacco di soldi dei cittadini. Grazie consigliere. Consigliere Ricci, prego, l'intervento principale. Sì. 10 minuti. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenze, sia nella parte relativa alle entrate che in quella delle spese, e sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria. Questa sera andiamo a ratificare la seconda variazione urgente al bilancio di previsione 2019-21, che la Giunta Comunale ha deliberato in data 16 aprile 2019. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dalla Giunta in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i 60 giorni seguenti. I dati rappresentati sono veri e corrispondono al reale andamento delle azioni e decisioni deliberate. Questa consapevolezza consente agli amministratori di poter predisporre con sicurezza poi il bilancio di previsione per il nuovo anno 2020 e contare altresì su risorse effettive da indirizzare in maniera veduta e previdente alla realizzazione dell'impegnativo piano triennale 2020-22.
Siamo certi che sarà un piano vincolato a progetti precisi, realistici e fattibili. Le variazioni sono di grande rilievo e muovono circa 2 milioni di risorse, a partire dalle maggiori entrate dall'imposta di soggiorno di euro 100.000, che dai 4 milioni 250.000 cresce a 4 milioni 350.000, mentre non vi sono scostamenti per quanto riguarda la Tari, mentre vi saranno per gli oneri di urbanizzazione probabilmente nelle prossime variazioni. È pervenuto un contributo regionale di euro 286.000 per iniziative turistiche promozionali già effettuate. Vengono anticipate, poi la regione passa. Si è attinto in parte all'avanzo di amministrazione per la copertura delle spese turistiche relative al Giro d'Italia e altri eventi sportivi, così come per euro 22.000 per interventi al bocciodromo. Queste due ultime variazioni sono state possibili poiché l'amministrazione ha prodotto negli ultimi anni buoni bilanci che hanno consentito di ricavare risorse da immettere nell'anno corrente. Ancora abbiamo variazioni per acquisti di beni di consumo e prestazioni e servizi di euro 25.000 destinati alla Polizia Municipale, poi contributi e trasferimenti correnti ai comitati di quartiere di euro 60.000 per eventi che organizzeranno. Per la parte straordinaria si è provveduto al finanziamento di 1.500.000 per la passeggiata Goethe, da spalmare su 3 anni, 300.000 nel 2019, 600.000 nel 2020 e 600.000 infine nel 2021. Ancora 300.000 euro per la costruzione e sistemazione di vie, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali, 380.000 euro per spese di incarichi e progettazioni. Sono tutti importi che sono stati destinati a più settori, quali il turismo, la sicurezza, lo sport, non ultimi i servizi sociali. Facciamo un ringraziamento per ottimo lavoro all'assessore bilancio Luigi Santi e alla dottoressa Cinzia Farinelli con il suo staff, che si sta sempre più qualificando per la loro professionalità. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, sindaco vuole concludere? Ah, prego, assessore, mi scusi, non... Arriva. Ecco, replico l'intervento del consigliere Andruccioli perché mi ha un po' tirato in ballo. Per quanto riguarda, ma ritengo spiacevole confondere il turismo con il sociale, sono due partite diverse all'interno del bilancio di un comune. Le ricordo che in un anno solo ci siamo trovati, qui c'è la dirigente presente, ad affrontare 1 milione di euro in più di spesa per il sociale, per mancati fondi, trasferimenti e da altri enti, che abbiamo recepito nel nostro bilancio senza chiedere nulla ai cittadini. Ricordo che anche per l'anno passato abbiamo, rispetto alle previsioni, speso di più. In un recente incontro che abbiamo avuto con i sindacati abbiamo portato la distinta delle voci che riguardano il sociale, che abbiamo addirittura incrementato perché le esigenze ci sono state. Ricordo che per quanto riguarda la Tari, noi abbiamo un fondo Tari per le famiglie in difficoltà che è di 250.000 euro, un comune vicino a noi, grande 4 volte, ha 90.000 euro di fondo Tari. Da noi c'è l'esenzione totale, in un altro comune, in altri comuni, parziale, cioè tu paghi, poi ti viene dato un rimborso parziale. E quest'anno, forse, poi cercheremo di aumentare ancora di più le fasce, nel senso di aiutare ancora più cittadini. Ricordo che l'anno scorso sono state aiutate sulla Tari, non hanno pagato la Tari, 580 persone, e 580 persone con le famiglie collegate. Quindi andare, e poi il discorso del 5 per 1000 è un discorso volontario. Uno può scegliere il proprio 5 per 1000 di destinarlo dove vuole.
solo far sapere che c'è anche la possibilità di destinarlo alle attività sociali del proprio comune, ma nessuno è obbligato a destinarlo al comune. Uno può destinarlo dove vuole, però, se permettete, è compito anche del comune far sapere che si può destinare il 5 per 1000 anche per le attività sociali del comune stesso. Io credo che sia una comunicazione plausibile, giusta, veritiera, poi sta nella libertà delle persone decidere dove veicolare il proprio contributo. Per quanto riguarda gli importi sul turismo, si è dimenticato, consigliere Andruzzoli, del contributo regionale che le ho detto di 280.000 euro per a destinazione turistica, dei 100.000 euro in più dell'imposta di soggiorno e il fatto che l'avanzo non ha coperto, non è stato utilizzato solo in parte ordinaria ma anche in parte straordinaria e in più l'avanzo contiene anche i dati sull'imposta di soggiorno che possono essere valutati solo in sede di rendiconto perché le ultime due mensilità dell'imposta di soggiorno dell'anno 2018 si pagano entro il 15 gennaio dell'anno successivo, 15 gennaio 2019. Quindi noi in sede di rendiconto andiamo a valutare l'incasso complessivo dell'anno, ma non lo sappiamo nel 2018, lo sappiamo dopo che è scaduta la rata del 15 di gennaio dell'anno successivo. Quindi in quell'avanzo c'è una parte di imposta di soggiorno. Se l'imposta di soggiorno viene veicolata per un prodotto turistico come il Giro d'Italia e per iniziative che stanno portando la nostra città alla ribalta dal punto di vista nazionale, prima il sindaco parlava di TripAdvisor, abbiamo anche dei dati importanti sulle presenze turistiche, 2010-2018 e nel 2018 è stato il record degli ultimi 9 anni come presenze turistiche, adesso abbiamo un più 6% considerando il mese di aprile, i primi 4 mesi rispetto all'anno precedente. Siamo la località più vista, più citata in televisione, la località balneare più citata in televisione, siamo la località più di tendenze in Italia, dati del Sole 24 Ore. Questo grazie agli investimenti che sono stati fatti, sono investimenti per il turismo, per la nostra economia e per il nostro futuro. Grazie. Grazie Assessore. Sindaco, prego. Sì, io volevo giusto fare poche battute perché prima di tutto voglio ringraziare la dottoressa Farinelli e il settore perché mi fa sempre veramente grande piacere poter ricordare quando siamo in sede di variazione di bilancio il fatto che il nostro bilancio è stato approvato entro la fine dell'anno e che con grande attenzione e con grande precisione riusciamo veramente ad affrontare anche le modifiche che si producono nel corso dell'anno con un lavoro assolutamente puntuale e preciso del quale assolutamente devo ringraziare il settore che ci mette nelle condizioni di poter veramente fare fronte a tutto. Perché anche su questo vorrei dire, voglio sottolinearlo oltremodo rispetto a quello che è stato detto dall'assessore Santi, nonostante insomma, la sollecitazione che ci arriva dall'aula consigliare, in modo particolare dalla voce della minoranza, sia sempre un'osservazione che teniamo giustamente in debita considerazione, non posso sentire questa insomma anche vetusta dichiarazione della A, della B, della C e via dicendo. Per noi non esistono differenziazione tra i cittadini e credo che con la nostra politica puntuale e precisa in termini appunto dei singoli settori stiamo dimostrandolo in tutti i modi. È inutile fare l'elencazione, insomma, tanto quando ce n'è modo e termine l'assessore Galli è puntuale e precisa, sapete quanto ci teniamo e quanto non rinunciamo a nessuna di quella mano che giustamente una pubblica amministrazione deve dare, deve avere pronta a dare ad ogni cittadino. Dopodiché nel dare quella mano, per noi che siamo liberali, c'è anche creare economia. Perché questo principio forse deve entrare un pochino più nel concetto e noi faremo a breve una buona sperimentazione anche in questo senso e lo condivideremo anche nel consesso consigliare. Creare un progetto lavoro e dare un'opportunità lavorativa è la strada per poter dare la mano finale a chi ha bisogno. Noi non crediamo nell'assistenzialismo. E quindi anche nel creare occasioni ed economia a chilometro zero è quello sul quale noi stiamo lavorando. Perché le cose sembrano a caso, ma non lo sono.
I dati poi per fortuna cominciano ad essere particolarmente rassicuranti anche circa le strategie che abbiamo immaginato e sulle quali abbiamo investito. E la macchina, anche se con ancora importanti difficoltà, ma comincia a girare in maniera importante. Poi mi permetta, perché veramente non voglio oltremodo tediare, volevo fare una battuta sulla questione degli allestimenti, che oramai è diventato un leitmotiv, no? Negli interventi. E va bene, non è un problema, non ci sono questioni, però vi voglio rendere noto che hanno telefonato più di un comune all'ufficio del turismo e quelli che sono gli allestimenti aerei del Viale Ceccarini, che non abbiamo acquistato ma abbiamo locato, ok, saranno vendute, perché ce li hanno chiesti più di un comune, che hanno visto e sono stati sollecitati nell'ambito social da quelle che sono è la nostra veramente posizionamento mediatico, tale per cui ci hanno chiesto espressamente come era possibile poter intercettare appunto i nostri fornitori, che sono tutti pubblici, e quindi poter acquistare quelle allestimenti aerei. Per quanto riguarda invece gli allestimenti di Viale Dante, che sono le famose biglie con i ciclisti, anche quelle sono stati affittati con un'opzione finale di possibilità di riscatto. E a questo proposito vi dico che diversi albergatori, in primis quelli del Bike Hotel, ci hanno già richiesto di poter riscattare questa famosa biglia che crea memoria del Giro d'Italia, per poterla avere nel proprio hotel. Quindi io una riflessione la farei dopo 5 anni sul valore degli allestimenti. Vi prego, usciamo dal vulnus dei numeri attaccati agli allestimenti e cominciamo a comprendere che una città come Riccione, che è una città che fa dell'immagine parte del proprio essere, vive anche di allestimenti. Grazie signor sindaco. A questo punto ci sono, scusate se mi sventolo ma ho un attimino caldo, delle dichiarazioni di voto? Consigliere Conti, prego. Sì. Io un paio di battute le farei, visto che ce li chiedono, forse era meglio comprarli, così li rivendevamo e forse spendevamo qualcosina in meno. Che poi ce li chieda qualcuno, questione di gusto, è evidente che il buon gusto non è di tutti, però vabbè, se li chiedono li comprenderanno. Però questa era solo una semplice battuta e vorrei entrare più nel merito del nostro voto, che sarà contrario su questa variazione, perché se fosse assolutamente vero quello che ci avete raccontato, vuol dire che a dicembre avremmo incassato quasi 1 milione di euro di tasse di soggiorno. Venisse. Il fatto è che vengono usati avanzi di bilancio per fare manifestazioni. Abbiamo 4 milioni e 2 di tasse di soggiorno e non ci bastano, dobbiamo andare a prendere l'avanzo di bilancio e fare una variazione di bilancio per sostenere delle spese che sono folli, spese che non hanno un senso in questa quantità. C'è sempre stata raccontata la favoletta che non erano soldi dei riccionesi, che erano la tassa di soggiorno, e su questo ci sarebbe da parlare per quanto volete, perché tutti i soldi che entrano nel comune di Riccione sono soldi dei riccionesi e vanno spesi con rispetto per i riccionesi. Quindi non è che perché li pagano i turisti non sono soldi dei riccionesi. In una famiglia entrano soldi non dal lavoro della moglie e del marito, allora quelli li buttano via perché non sono soldi che vengono dal lavoro, sono soldi di quella famiglia. Il comune va amministrato in quel modo lì. Questa variazione di bilancio non rispetta quel modo di amministrare i soldi, non siamo d'accordo neanche sui 380.000 euro di variazione su incarichi di progettazione, poi soprattutto fatti a neanche 2 anni e mezzo alla scadenza, quindi qui si affronterà un altro tema. E quindi ho semplicemente per dire che il nostro voto sarà contrario, seppure parte della variazione la possiamo anche accettare e condividere. E parti che ha esposto egregiamente il consigliere Ricci le possiamo anche condividere, ma non possiamo condividere la stragrande maggioranza delle variazioni, il modo in cui vengono fatti e il perché vengono fatti. Quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Io. Consigliere Del Bianco, prego. Allora, no, mi ero alzato perché mi dicono che da casa pare che non vada lo streaming stasera. Quindi se qualcuno potesse intervenire non lo so, però vabbè. Se lei è un tecnico. No, non sono un tecnico, magari, per carità. C'è un medico in sala? Vabbè. Allora, vorrei dire, spendere due parole. Al di là del tecnicismo, cassa competenza, non voglio annoiare gli astanti, perché chiaramente un tecnicismo che è giusto affrontare, certo è giusto affrontarlo, però io vado proprio a bomba sul merito delle cose. L'Italia ha bisogno di investimenti e Riccione ha bisogno di investimenti. Ora, nel momento che io faccio un investimento fisso, un ponte, una strada, un porto, un parco, una scuola, un teatro che Riccione non ha, e lo ricordo tutte le volte, il sindaco lo farà ridere, ma Riccione non ha un teatro, mi dispiace, però con 1 milione di euro si parte con i lavori. E detto questo, questa è spesa corrente, ma a me mi andrebbe anche bene, e qui in questa sede ribadisco quello che ho chiesto anche nelle ultime occasioni quando mi sono confrontato con i tecnici. Visto che oggi la tecnologia è estremamente evoluta, ci sono anche degli strumenti che si chiamano, che fanno il mestiere del controllo di gestione. Cioè, 30 secondi. Io infilo, parlo proprio in modo brutale, infilo in un cervellone elettronico, come diceva Mike, delle variabili, e in base a come si muovono quelle variabili io ho una risultante di quello che dopo mesi o dopo anni ho fatto, risultante economica, risultante in termini di fatturato, risultante in termini di aperture delle attività, risultante in termini di quanto io ho riqualificato in funzione degli eventi che ho fatto. Risultanti che sono variabili che posso mixare e sulle quali io prendo un indirizzo, perché se io investo pochi denari posso anche non preoccuparmi di qual è il risultato ottenuto, ma quando io incomincio a investire questo volume di denari io considero l'amministrazione come un'azienda. E allora le aziende grandi, il comune di Riccione è l'azienda più grande di Riccione, deve dotarsi di strumenti di controllo, se no io lavoro alla cieca. Vi faccio un esempio molto banale. Presenze non vuol dire fatturato. Presenze vuol dire persone che arrivano in città. Non vuol dire fatturato. Io posso fare una vasca, come si diceva una volta, in Viale Ceccherini e comprarmi un cono gelato. Consigliere, concluda cortesemente. Concludo l'intervento. Quindi io richiamo l'attenzione ai consiglieri di maggioranza e di minoranza, che sono dietro di me, a sollecitare quello sì che è un investimento che è per il futuro. Quindi io sono assolutamente contrario a questo tipo di operazioni di questa intensità qualora non ho uno strumento per misurarne la redemption. Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Vesco, vi prego 2 minuti. Grazie presidente. Non entro nel merito dell'intervento del sindaco, che è sempre piuttosto fuorviante rispetto anche all'intervento che ha fatto il consigliere Andruccioli, ma vabbè, ormai siamo abituati a vedere che vengono strumentalizzate le affermazioni dei consiglieri. Io parto da questo presupposto. Il voto contrario a una variazione di bilancio di questo genere è sostanzialmente un voto che va anche al di là del singolo allestimento di quest'anno. È una questione di scelte politiche strategiche. Riteniamo, e lo ribadiamo, che non si possano spendere quantità di denari così rilevanti per allestimenti che hanno una durata nel tempo brevissima e i cui effetti in termini di ricaduta sulla comunicazione del brand Riccione per l'immagine turistica della città sono tutti da misurare e vanno ancora tutti dimostrati. Ci sono invece già, rispetto a questa smania di voler allestire, imbellettare i nostri viali, in cui si cade, in cui si inciampa, perché hanno una pavimentazione che andrebbe rivista, ci avete promesso almeno 3 volte nell'ultimo anno che avreste fatto interventi urgenti di decoro su Viale Ceccarini, non si è visto assolutamente nulla, c'è un numero, 83.889,57 euro, sono gli interessi che il Comune di Riccione, per la smania smodata di imbellettare la città, ha pagato per fare ricorso
spesando spesa corrente, alle anticipazioni di tesoreria. Siccome per preparare la Pasqua non ci sono i soldi per tutti gli imbellettamenti, intanto usiamo le anticipazioni di tesoreria. E c'è un ente, che non è un ente qualsiasi, che è la sezione regionale della Corte dei Conti, che nell'adunanza del 21 gennaio di quest'anno fa dei rilievi al Comune di Riccione sul bilancio del 2016, eravamo già negli anni dei grandi imbellettamenti, non mi ricordo se eravamo nel Prato Verde o nel tappeto rosso o nel tappeto grigine. Concluda, consigliere. E ci dice, solo per spiegarvi che in realtà i riccionesi pagano molto di più di quello che vi viene raccontato, ed è normale che ci siano riccionesi che si sentono di serie A e riccionesi di serie B, e ci dice la Corte dei Conti che la sezione rileva ancora una volta come il notevole utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, pur nei limiti fissati dalla normativa, deve rappresentare uno strumento per fronteggiare momentanee esigenze di liquidità, quando ciò abbia comportato interessi passivi di rilevante entità, si impone un rigoroso controllo sui flussi finanziari dell'ente. Consigliere, concluda. Gli stessi della risposta non perfettamente corretta dell'assessore Sante. La sezione prende atto di quanto rappresentato dall'ente in merito alla riduzione del periodo di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2017, ma segnala la necessità di proseguire con un'attività di più attento monitoraggio dei tempi di pagamento e di riscossione e della conseguente generale gestione di cassa. La Corte dei Conti ce l'ha detto che spendiamo troppo in spesa corrente, e facciamo questa spesa utilizzando le anticipazioni di tesoreria e facendo pagare 83.000 euro di interessi passivi ai riccionesi. Qui consigliere, concluda. Possiamo raccontare anche e imbellettare quello che vogliamo, anche le parole del sindaco sono imbellettate. Questi invece sono documenti e sono atti. La nostra posizione sulla variazione di bilancio, a conferma anche di quello che ci dice la Corte dei Conti, non può che essere contraria. Un attimo prima di dare la parola all'assessore Santi. Consiglieri, io vi esorto a rimanere nei tempi. La dichiarazione di voto per tutti i consiglieri è una dichiarazione di voto di 2 minuti, altrimenti si faceva un intervento durante gli interventi principali. Vi prego, non mettetemi in difficoltà ogni volta. Grazie. Assessore Santi, deve fare una precisazione tecnica. È una precisazione tecnica. L'anticipazione di tesoreria dal 2014 in poi è aumentata nei primi mesi dell'anno, perché fino al 2013 a questo comune arrivavano 8 milioni di euro di trasferimenti, 8,4 milioni, poi 10 eccetera, e arrivavano nei primi mesi dell'anno, quindi gennaio, febbraio, marzo. Questi soldi, come sapete, non arrivano più, ma arriva 1 milione, e nei primi mesi dell'anno, in attesa comunque di riscuotere le prime imposte, questo comune ha dei costi fissi rilevanti, che sono i costi per il personale, che sono tutti i costi che il comune ha per i servizi, naturalmente, e le rate dei mutui. Ricordo che quando siamo arrivati abbiamo trovato 79 milioni e mezzo di mutui, ma adesso li stiamo diminuendo, quindi tutti questi costi il comune mensilmente li paga, e ripeto, le prime entrate ce le ha successivamente. Dal 2016 a oggi le cose sono migliorate, perché sono state, le avevamo viste anche nel rendiconto del 2018, sono stati dimezzati sia gli interessi e sono stati anche diminuiti notevolmente i giorni di anticipazione di tesoreria. Questo grazie, e migliorerà ancora, perché grazie al recupero dell'evasione tributaria, ad esempio sulla Tari, quest'anno abbiamo avuto meno giorni ancora nel 2019 di anticipazione di tesoreria, quindi la situazione sta andando sempre più verso il meglio. Però ripeto, dal punto di vista tecnico arrivavano nei primi mesi dell'anno 8 milioni di euro che servivano per pagare le spese fisse che tu hai, comprese le rate del mutuo. Adesso lo Stato centrale non li dà più. Grazie. Grazie assessore. A questo punto mettiamo in votazione la pratica. Consiglieri, prego, potete votare. Con 16 voti favorevoli, 7 contrari e nessuno astenuto, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora la pratica richiede l'immediata eseguibilità. Quindi di nuovo, consiglieri, potete votare.
Un attimo, perché a caldo anche il sistema stasera, consigliere Carbonari. No, io mica ce l'ho con lei. Abbiamo un attimino di pazienza. Speriamo. Di nuovo, consiglieri, potete votare. Con il medesimo risultato, 16 voti favorevoli e 7 contrari, nessuno astenuto, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo al comma 5 all'ordine del giorno. Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento. Proponente l'assessore Luigi Santi. Prego, assessore. Di nuovo buonasera. L'articolo 15 del decreto legge del 30 aprile 2019 numero 34 prevede l'estensione dell'applicazione della definizione agevolata dei tributi anche per i tributi comunali. Abbiamo quindi come giunta recepito questa norma e oggi portiamo in approvazione un regolamento che permetterà a cittadini e imprese di chiudere il contenzioso col Comune per quanto riguarda i tributi e le sanzioni amministrative come le multe notificate dal 2000 al 2017. Da oggi, visto che proporremo con un emendamento l'immediata eseguibilità, ci saranno 4 mesi di tempo circa fino al 15 di ottobre per aderire a questo regolamento. E cosa prevede il regolamento? Prevede l'inapplicabilità delle sanzioni, quindi si pagherà il tributo originario maggiorato di interessi, non ci sarà quindi un condono, ma l'importo che si doveva pagare sin dall'inizio si pagherà con gli interessi e ci sarà la possibilità di rateizzare questo importo fino al 30 settembre 2021, così come prevede il decreto legge che vi ho citato all'inizio. Tutto questo per definire, ripeto, il contenzioso pregresso, dare un'opportunità di definizione, ma questo non ci ferma nella lotta all'evasione fiscale, che sta proseguendo con risultati comunque importanti sia per quanto riguarda la Tari, l'Imu e gli altri tributi comunali. È una possibilità che viene data per chiudere vecchi contenziosi, anche in vista di una norma che il Parlamento sta discutendo di dare la possibilità ai comuni di sospendere, di revocare o di non autorizzare licenze per tutte quelle aziende o attività che non hanno pagato i tributi comunali indipendentemente dall'anno, quindi non solo per l'anno in essere ma anche per gli anni precedenti. Una volta che questa norma è stata approvata in prima lettura alla Camera, se verrà approvata anche al Senato, darà al Comune la possibilità di rigettare queste richieste e noi oggi diamo la possibilità comunque a cittadini ed imprese per tributi notificati dal 2000 al 2017 di regolarizzare pagando l'importo, ripeto, con gli interessi, non pagando le sanzioni. Chiediamo un voto favorevole, grazie. Grazie assessore. Questa pratica ha un emendamento tecnico degli uffici che ve lo leggo subito di modo da può essere utile per la discussione. Nel formulare l'articolo 9, decorrenza e validità del regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito del provvedimento di giunzione fiscale di pagamento, si chiede di sostituire le parole decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione con le parole con l'intervenuta esecutività della delibera approvata dal medesimo. I pareri, chiaramente, dell'emendamento sono favorevoli, sia quello tecnico e quello contabile non dovuto. Prego, consiglieri. Chi vuole intervenire? Consigliere Vescovi, prego. Sì, Presidente, non riguarda questa pratica, è una mozione d'ordine. E ci conferma che non funziona lo streaming video questa sera? Sta arrivando un tecnico del CED per poterlo risolvere. Cosa facciamo intanto? Sospendiamo il Consiglio oppure? No, andiamo avanti. Cioè, le sedute sono pubbliche, debbono essere riprese, paghiamo per un servizio, un cittadino che non riesce a venire in aula non può seguire il Consiglio Comunale, secondo me non è l'atteggiamento corretto andare avanti facendo finta di niente.
Siamo qui da un'ora e mezzo, nessuno ha potuto vedere niente, a me mi arrivano i messaggini. Il Consiglio Comunale è pubblico, la sala è aperta, il Consiglio Comunale è registrato. Quindi noi per cosa paghiamo? Il Consiglio Comunale è registrato, il verbale audio è registrato, quindi andiamo avanti col Consiglio Comunale. Prego. Va bene, prendiamo tutti quanti atto che il Presidente ha deciso che non è interessato a offrire la possibilità ai cittadini che non possono essere qui questa sera di seguire il Consiglio. Perfetto. C'è qualche intervento da parte dei consiglieri su questa pratica? Consigliere Maiolino, prego. È l'intervento principale? Sì, o parliamo? Buonasera, sì, è l'intervento buonasera. Principale. Questa sera, come presentato dall'assessore Santi, è disposto dal decreto legge crescita numero 34 del 2019, andiamo ad approvare il regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento, ovvero un regolamento che permetterà la cosiddetta rottamazione delle cartelle relative a tutti i tributi comunali, come ad esempio la Tari, l'Imu, la Tarsu, la Cosap, le multe, notificate dal 2000 al 2017. Non si tratta di un condono, dato che la sorte dovuta e gli interessi permangono, bensì di una sanatoria che permetterà al Comune di poter sgravare le sanzioni previste dai debiti dei cittadini e nel contempo permettere ai contribuenti che vorranno avvalersi di tale possibilità di estinguere il proprio debito sostenendo un migliore sborso di denaro. I cittadini potranno aderire al regolamento presentando entro il 15/10/2019 un'istanza di adesione. In questo modo beneficeranno della decurtazione delle sanzioni nel caso di cartelle relative ai tributi comunali e della decurtazione degli interessi nel caso di violazioni del codice della strada. La rottamazione prevede una rata minima di 50 euro con un massimo di 22 rate e l'ultima rata potrà essere entro non oltre il 30 settembre del 2021. Attraverso questo regolamento tutti i cittadini avranno la possibilità di poter definire i contenziosi pendenti con il Comune e quest'ultimo avrà la possibilità di chiudere vecchie posizioni recuperando risorse e sbloccando ulteriormente il fondo crediti. Prosegue così la lotta all'evasione di questa amministrazione nel rispetto del principio di equità che fino ad oggi ha portato alla riduzione di oltre l'80% per il recupero della Tari e recuperato circa 1.850.000 euro di IMU rispetto agli 800.000 euro recuperati nel 2013. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi sulla pratica? Non essendoci altri interventi, consigliere Vescovi, prego. Grazie Presidente. Solo per dare un pochino di contezza ai riccionesi di che cosa significa questa pratica, ma semplicemente per dare dei numeri, per non parlare di concetti astratti, durante l'ultima commissione di controllo e garanzia di lunedì scorso ho chiesto alla dirigente Farinelli di darci un po' di dati. E siccome consigliere Maiolino ha appena affermato prosegue la lotta all'evasione, però noi sostanzialmente questa sera con questa pratica stiamo andando a scontare 1.391.000 euro di sanzioni che non saranno applicate a coloro che non hanno pagato le rate di ICI, IMU e tassa rifiuti dal 2014 al 2017, quindi solo le sanzioni sono 1.391.000 euro che vengono definitivamente stralciate con il provvedimento di questa sera e non dovute. Ora io vi guardo perché sono certa che le persone che sono qui hanno tutte quante come noi pagato la Tari e l'IMU e noi stiamo in questo momento adottando un provvedimento in cui diciamo alle persone che dal 2014 al 2017 non hanno pagato che la sanzione che sarebbe loro stata dovuta non verrà recepita e l'ammontare degli ultimi quattro anni di tasse comunali non pagate a proposito di lotta all'evasione è di 4.100.000 euro. Questo provvedimento riguarda però tutto l'accertato dal 2000 a oggi e quindi siamo in 17 anni di validità. Dal 2000 al 2017 ci sono 3 milioni di tasse non pagate per 1.223.000 euro. Per darvi la dimensione di quante sono i tributi
attualmente non pagati valgono molto di più in termini di peso quello degli ultimi di 4 anni di quanto non siano valsi quelli degli ultimi 13 anni. Senza voler dare o togliere meriti a nessuno, non è questo l'obiettivo, è soltanto per avere un'idea di che cosa significa. Sono 7 milioni di euro di tributi non pagati negli ultimi 17 anni, di cui 4 milioni e 100 negli ultimi 4 anni. Ecco perché l'intervento che c'è stato prima di questo del consigliere Gambetti con la domanda di attualità sulle rate della Tari di quest'anno assume un significato ancora più importante. Ecco perché, assessore Santi, a me dispiace sentire che lei risponde al consigliere Gambetti dicendo nessuno si è lamentato. Questa mattina c'era il direttore di Federalberghi di Riccione che vi lanciava un segnale di allarme dicendovi questa rateizzazione della Tari ci mette in difficoltà, stiamo recependo una situazione complessiva di mancato pagamento per le tasse comunali seria, perché sono 4 milioni 100 mila euro in 4 anni, e con questo provvedimento ci auguriamo tutti di poter incassare qualcuno di questi soldi, ma lo facciamo togliendo le sanzioni a chi non ha pagato e in questo modo dimenticando anche invece che tutti coloro che onestamente pagano sempre avrebbero potuto avere una rateizzazione in 22 rate come quella che stiamo offrendo questa sera e soprattutto nessuno sconto da parte dell'amministrazione comunale. Noi non siamo contrari a questo provvedimento di rottamazione perché vogliamo ragionare secondo un principio di realtà. Considerato che queste persone non hanno pagato questi 7 milioni di euro in questi anni, è abbastanza inverosimile che si mettano a pagarli domani e non si sa bene per quale ragione. Per cui se esistono degli strumenti per incassarne almeno una parte, benché in termini di principio noi si sia contrarissimi a qualsiasi forma di condono, e io questo lo voglio ribadire per l'ennesima volta, cerchiamo di fare in modo che se di identificare queste situazioni come se fossero state situazioni di difficoltà dovute alla crisi economica. Le vogliamo prendere con questo senso, le vogliamo prendere con questo spirito e quindi cerchiamo da questo punto di vista di avere un atteggiamento non ostruzionista e non necessariamente sempre contrappositivo, per cui ci asterremo su questa pratica. Però io vorrei che smettessimo, io ve lo chiedo seriamente, lo dico assessore Santi perché ho sentito la sua risposta prima al consigliere Gambetti, che non le ha fatto una domanda polemica sulle rate della Tari, le ha semplicemente detto che molti, molti riccionesi ci stanno contattando e stanno lamentando la rateizzazione della tassa rifiuti che avete previsto per quest'anno. Nessuno vi vuole dare la soluzione, siete voi a governare, siete voi che dovete offrire le soluzioni. Il nostro compito è rappresentare i cittadini. Ricordo che il PD che io rappresento, più Carlo Conti con Patto Civico, più Andrea Del Bianco con Movimento 5 Stelle, rappresentano più cittadini di quanti ne rappresentiate voi, e questo mi tocca dirlo. Noi non è che viviamo su Marte, noi ce li abbiamo i contatti con i riccionesi e siccome abbiamo i contatti con i riccionesi cerchiamo di rappresentare anche le loro istanze. Se da questo punto di vista questa sera siamo qui a prendere questo provvedimento sulla rottamazione delle cartelle, è bene che i riccionesi sappiano che ogni anno di sola Tari si incassano 14 milioni di euro, di IMU circa 20 milioni di euro, mi corregga se non sbaglio, assessore Santi. Di questi 34 milioni di euro, di fatto noi ne abbiamo qui negli ultimi soli 4 anni 4 milioni e 100 non incassati, 7 milioni negli ultimi 17 anni. L'ultima domanda gliela rifaccio ancora, gliel'ho fatta in commissione di controllo e garanzia, ma vorrei che venisse registrata e verbalizzata. Io vorrei capire, rispetto al regolamento che prevede da parte del Comune, sulla base di una norma del testo unico per la pubblica sicurezza, che coloro che non pagano i tributi comunali si possono vedere anche sospesa la licenza, visto che sappiamo chi sono, in che anni hanno generato il mancato pagamento, quanto vale la vera sorte, quanto vale il valore degli interessi e quanto vale la sanzione, per questi soggetti il regolamento sulla sospensione delle licenze si applica oppure no? Non è una domanda polemica, è una domanda perché abbiamo bisogno di capire da un punto di vista tecnico quello che succederà, come vi comporterete per dare informazioni corrette ai cittadini affinché possano tutelare i loro interessi. Grazie. Grazie consigliere Vescovi. Ci sono altri interventi? Consigliere Pullè.
L'intervento principale? Sì, grazie Presidente. Prego. È l'intervento principale. Ma è un intervento solo per precisare qualche cosa, perché si sente surrettiziamente di nuovo uscire la parola condono. Il provvedimento che andiamo, il regolamento che andiamo a votare non è un condono. Allora, o noi siamo chiari e specifici sui termini, oppure diciamo delle cose, c'è una mosca, aiuto, oppure diciamo delle cose che non sono corrette. Condonare significa prendere un determinato credito che il comune ha, 100 euro, e dire dammene 20, dammene 30, dammene 40, per il resto va in cassa, se ne va. Quello che qui si fa con questo provvedimento è tutt'altro che un condono, perché il concetto è: se una parte, se una società, se una persona doveva pagare 100 euro nel 2001, nel 2010 o nel 2016 e non li ha pagati, se aderisce oggi paga 100 euro. È vero che non paga le sanzioni, ma paga i 100 euro con gli interessi. Quindi, siccome se ci sono dei crediti che devono essere ancora presi dal 2002, 2004, 2008 e 2010, è forse presumibile che non li prendiamo? Ok, perché questo è il problema e questo è il principio che ci dà una legge nazionale che ci permette di fare questo, come stanno facendo tutti i comuni. L'idea è quella di dire: vediamo se riusciamo a recuperare tutto, tutta la sorte, completa sorte la andiamo a recuperare, e poi una parte degli interessi e lasciamo stare le sanzioni. Certo, c'è un'agevolazione, perché se le persone non hanno pagato tutto quello che dovevano pagare e gli atti probabilmente esecutivi che sono stati fatti non hanno portato a niente, magari se le persone volontariamente lo fanno è forse meglio incassare qualche cosa, che è quasi il tutto, che non incassare niente. E questa precisazione andava chiaramente data. Ma qui si innesta quello che è il concetto di politica. Noi, diceva prima il sindaco, giustamente, abbiamo una matrice liberale dentro di noi. Ci piace dare opportunità, ci piace dare facoltà. Vogliamo dare la possibilità a chi non ha pagato di poter pagare tutto quello che doveva pagare tranne le sanzioni. Così, fortunatamente, il comune potrebbe utilizzare ancora e riprendere ancora delle risorse che effettivamente non gli sono arrivate. E mi spiace quando si dice: ah, ma questi provvedimenti in realtà porteranno a niente perché non hanno portato niente allora. Bene, prima proviamo. Sono gli stessi argomenti che il PD utilizzava qualche mese fa a livello governativo, a livello italiano, quando diceva: ma questi provvedimenti di saldo e stralcio e di rottamazione, e lì sì che sono diversi, perché la rottamazione delle cartelle di Equitalia è una cosa, il saldo e stralcio è proprio l'abbassamento. Sappiamo che cosa hanno portato, è la notizia di questi giorni, circa credo 40 miliardi, un qualche cosa del genere. Quindi evidentemente questi provvedimenti, non condoni, funzionano, possono riuscire a recuperare quello che altrimenti, lo dobbiamo dire chiaramente, non saremmo più e mai riusciti a recuperare. Ultima precisazione deve essere fatta, perché vedo che dai banchi dell'opposizione ancora si continua un attimino a fare confusione tra due provvedimenti che sono completamente diversi. Uno è il provvedimento per cui abbiamo approvato un regolamento modificativo in cui diciamo che è possibile sospendere le licenze a chi non ha pagato la Tari, e l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo ridetto, l'abbiamo esplicato, ma non riusciamo a farci capire. Quel provvedimento vale da quando è entrato in vigore il provvedimento in avanti, non ha efficacia retroattiva. E vorrei dire al Presidente della Commissione Controllo e Garanzia che anche in quella sede gli è stato ribadito, ma evidentemente è un concetto che probabilmente non riesce a passare. Quindi, dal momento in cui quel provvedimento è entrato, noi possiamo agire con una sospensione delle licenze per chi non paga la Tari. È ovvio ed è giusto ed è un principio di diritto sacrosanto che non si vadano a toccare delle posizioni
quando ancora non si sapeva che la norma era entrata in vigore. È il principio di retroattività, che non è una cosa molto complicata da capire, anche se capiamo che spesso si fa fatica a capire. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi dei consiglieri? Non essendoci altri interventi, assessore, vuole rispondere alla domanda? Un attimo, le do la... Abbiamo il tecnico. Via, assessore, prego. Non lasciamo evase le domande. Quindi rispondo al consigliere Vescovi, il regolamento non si applica retroattivamente, è stato emanato da altri settori, riguarda come sapete le norme anche sul testo unico di pubblica sicurezza, non ha un'efficacia retroattiva e quindi ha efficacia dal momento della sua emanazione, dal momento della sua eseguibilità e non per i periodi precedenti. È un regolamento che riguarda la Tari, un regolamento che c'è stato anche richiesto da molti altri comuni in Italia, posso fare anche i nomi, Chioggia, Vieste, Casale Monferrato, Salerno, tante città hanno chiesto copie del nostro regolamento per poterlo applicare nei loro comuni. E noi naturalmente abbiamo dato disponibilità, però ripeto, non ha una retroattività per risponderle compiutamente, ma già in commissione sia io che la dottoressa Farinelli che è qui presente le avevamo dato delle delucidazioni riguardo alla domanda che lei ha posto. La ringrazio. Grazie assessore. Sindaco vuol concludere? Due piccole battute, però assolutamente sì. Lo ha detto anche il consigliere Pullè, noi siamo liberali e quindi quando c'è la possibilità di introdurre un'opportunità che favorisce o può aiutare i nostri cittadini, noi ci mettiamo immediatamente al lavoro e quindi questa opportunità è stata tradotta con la delibera di questa sera in una vera e propria possibilità per i riccionesi di poter chiudere delle vicende vecchie con la modalità che ha già precisato il consigliere Pullè. Volevo fare però anche un inciso, una precisazione, perché forse, e mi fa piacere che si possa assolutamente cambiare idea, quindi mi piace perché la questione del recupero delle imposte è un nostro must. Noi siamo qui all'opera sempre in maniera puntuale e precisa per poter appunto dare equità ai cittadini, perché è giusto e corretto che se si fa parte di una famiglia, e la comunità lo è, si debba contribuire tutti. Quindi noi ci siamo veramente messi al lavoro in maniera efficace, credo, perché con il regolamento che abbiamo approvato si è aperto un mondo e poi è scaturita anche la grande sorpresa della norma finalmente inserita in un decreto che è stato già approvato anche dalla Camera dei Deputati e con grande sorpresa anche salutata positivamente. Ho letto dichiarazioni del dottor Brasini, che è l'assessore al bilancio del Comune di Rimini, che si diceva appunto contento del fatto che vi potesse essere una norma che rendesse appunto tranquille e serene il recupero delle imposte attraverso anche il metodo sanzionatorio della revoca o sospensione della licenza. Quindi io confido che in quanto il provvedimento è approdato alla Camera del Senato vi sia favorevolmente anche il voto del PD, perché creerebbe veramente e ci darebbe sicuramente una di quelle vere e proprie mani e quindi opportunità anche per noi di poter arrivare in maniera efficace nei confronti di coloro che non per bisogno ma scientemente decidono di non pagare le tasse, perché voi sapete che il nostro regolamento prevede già per norma addirittura con provvedimento dirigenziale la possibilità di rateizzare laddove vi sia una necessità e un bisogno particolare le tasse al cittadino, ma addirittura con provvedimenti anche in consiglio comunale si può arrivare oltremodo a quelle che sono gli anni concedibili dal punto di vista dirigenziale. Però di fronte a coloro che invece pensano di fare l'imprenditore
trattenendosi le imposte e probabilmente anche non pagando i fornitori, non sono imprenditori ma sono prenditori, e quindi non sono assolutamente ben accetti nel comune di Riccione, e oggi comprendo, vedo che anche non saranno ben accetti nel paese Italia, dove finalmente, se avremo questa norma votata positivamente anche dal PD, si avrà veramente uno strumento per poter sospendere, come stiamo facendo in maniera assolutamente efficace nel comune di Riccione, le licenze a tutti coloro che pensano di fare impresa ma che in realtà vivono in maniera da zavorra a carico di una comunità e di una collettività. Perché vorrei ricordare una cosa fondamentale: la Tari, che viene incassata dal comune di Riccione, è pari alla fattura che il comune di Riccione paga. Quella fattura viene comunque pagata, e se qualcuno non paga, logicamente il non pagato viene apposto a carico della collettività, e questo è un principio che noi non tolleriamo. Per questo siamo sempre più puntuali e vogliamo esserlo sempre di più, per poter andare a riscuotere tutto ciò che è giusto e corretto che si dia nel momento in cui si partecipa ad una comunità. Per quanto riguarda le rate, non prendiamo mai, l'ho detto prima e lo ritorno a dire, non prendiamo mai in cuor leggero le osservazioni che ci arrivano da questo consesso. Questo è il consesso politico più importante, e se sollecitazioni ci arrivano vengono sempre ascoltate, e credetevi, anche su queste andiamo in maniera importante a riflettere. Però, credetemi, poi la scelta spetta giustamente a questa amministrazione. Credo che, per quanto riguarda i residenti, avere l'opportunità di avere 6 mesi di sollievo nel pagamento di una tassa sia per me e secondo noi un bel beneficio. Noi preferiamo non gravare in maniera eccessiva e continuativa a carico dei cittadini semplici privati. Per quanto riguarda le imprese, abbiamo letto e siamo stati sollecitati dalle associazioni, che presto convocherò, e se desiderano pagare la prima rata in maniera anticipata spostandola dalla seconda, per noi assolutamente d'accordo di tornare eventualmente ad aprile, quando la prima rata della Tari veniva ad essere pagata. Sta di fatto che comunque la Tari è una tassa che si deve pagare. Grazie Sindaco. A questo punto ci sono delle dichiarazioni di voto? Non essendoci dichiarazioni di voto, pongo in votazione la pratica. Attenzione consiglieri, questa pratica ha un emendamento che vi ho letto prima, quindi prima votiamo l'emendamento. Quindi consiglieri, potete votare. Con 16 voti favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti, l'emendamento è stato votato favorevolmente. Ora votiamo la pratica così emendata. Prego consiglieri, potete votare. Non parliamo di governo. Con 16 voti favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti, la pratica così emendata è stata votata favorevolmente. Ora la pratica richiede l'immediata esecubilità. Quindi di nuovo, consiglieri. A microfoni spenti. Ora di nuovo, consiglieri, potete votare. Fate silenzio tutti, per cortesia. Con lo stesso voto, 16 voti favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Ora, prima di accingerci alla seduta comunale aperta sull'argomento New Palariccione, sospendo un attimo la seduta perché dobbiamo svolgere una conferenza dei capigruppo. Quindi sospendiamo la seduta.